Quanto male mi devono aver fatto per arrivare a tanto, per essere la lontana di 7 anni. Allora, un po' diciamo che la mia mission personale è quella di andare. Io odio il giudizio sui personaggi, odio giudicarmi, proprio quando non esiste il buono e il cattivo, non esiste il bello e il brutto, esiste un essere umano che fa un percorso. Questo mio percorso è iniziato con questa domanda. Se fosse che insieme a Pippa avevamo deciso che il fondo del materiale sarebbe stato l'inesorabilità di questa vita. Per me oggi è importante raccontare sempre di più i personaggi femminili andando a tutto. Io sentivo Bellocchio che parlava di animali in profondità, per me è fondamentale, e andare dalla profondità poi è una verità, cioè di raccontare una verità, di essere agganciato alla verità. E questo personaggio mi dava la possibilità di esplorare quelli che sono quei modelli di violenti. Purtroppo, a cercare, ancora tocca utilizzare la parola per cercare, ma poi mi piace più questi violenti, no? Che si perpetuano, che si portano avanti. E le donne che hanno quella che chiamano intelligenza emotiva, e che oggi sarebbero funzionali al cambiamento, le donne di luce sono funzionali al cambiamento, quanto poi quando sono dall'altra parte perpetuano certi modelli. Quindi questa poi era l'altra mia mission, cioè portare l'umanità di questo personaggio femminile fuori e ancorarmi a quella ferita, quanto che le ferite poi non si perpetuano, si tramandano generazione per generazione per generazione, e quanto difficile. Senti, adesso lasciamo per un attimo questo film così importante come tu dici. Tu hai un percorso non consueto, no? Aspetta, non so se ti no, se ho capito bene, se quello che ho letto è anche lì, quello che si scrive così come non è il premio. Avevi fatto 56 cose, non so di fare. Tu nasci come sociologo, è vero? Sì, io nasco che, diciamo che poi dalla fine, lo studio della sociologia è qualcosa che ho integrato perché a casa non avevano una scrittrice e quindi erano laureati, no? Cosa poi avevo fatto, iniziato a fare, adesso c'era Bellocchio, questo sanno di nuovo, grazie. E a casa, soprattutto la parte materna, mio padre non voleva sul piatto. Lo studio è sempre stata una cosa che ha caratterizzato la mia vita, prima che non ci sono cellulari, non si vede la mente, e la lettura approfondita. E... Ma in questo progetto che hai scritto, questa sceneggiatura, tu ci sei dentro come personaggio? Allora, questo progetto, non vorrei spiegare la fase, non sono troppo vecchia, perché è l'unico progetto, a me non piace, cioè, non è piccolo citarci, però questo progetto in particolare lo devo fare. Perché è una storia che mi riguarda da vicino, è una storia che si chiama Ma, così posso dare il seguito. Ma è a me. E la cosa. E non mi ha detto la cosa più vicina. È una storia pop rock, coming of age, negli anni 80, sull'abuso. È una storia che voglio raccontare di una persona, la voglio raccontare di me insieme a mia figlia più vicina. L'ho scritta durante la pandemia, non so neanche io perché l'ho scritta, è venuta fuori anche scritta abbastanza recentemente, ho fatto degli ottimi feedback da chi l'ha letta, ho bisogno di fare una roba che ha appunto anche i selettivi per sì, se scriviamo una scritta di un progetto dal mio parte prima di sviluppo e la produzione sarebbe carino. E lancio così un'indicazione, sarebbe bello che mi
senso che usiamo i frumenti seriali di imparare a diventare un flusso che poi segue, perché sennò diventa un macello ogni volta. Uno dice un link e poi c'è la vacanza. E insomma, ho l'urgenza di parlare di questo. Mi prego, i tempi sono maturi per parlare di certi termini, così importante che lo faccia una donna, è importante che lo faccia in maniera cruda, patetica, perentoria, sempre questa cosa, sempre, no, questa arrangeria. Sì, però ci riguarda talmente tutti che non è così speciale il tema. Ma trattato, no? I tempi sono maturi, quindi ho l'urgenza di dare voce a questa storia. Poi se non si realizza, non la voglio realizzare, non la realizzo. Ne fai un minuto. Lo facciamo almeno, arriverà qualcos'altro. Vabbè, noi... A me soprattutto mi piace spaziare, perché è un attore così a volta. Faccio anche questo. Prima...